Saying I love you ain't always easy to do. But I know these words and what they can lead you to. A state of mind where rage and anger will fade. Life's meant to be easy, follow the easiest way. Beh, mi portavano a combattere. Ma da sola sai stare grazie, grazie, grazie. Ma non ho appena cominciato a dirmi grazie, grazie, grazie. Another thought came. Mi è venuto un altro pensiero. And the thought that came said, he's helping me. E il pensiero che mi è venuto in mente diceva, lui mi sta aiutando. He doesn't know it consciously. Non lo sa, non lo sta facendo consapevolmente. He's helping me. Ma mi sta aiutando. He's helping me to do something I wouldn't have done. Mi sta aiutando a fare qualcosa che io da sola non avrei mai potuto fare. But maybe if that didn't happen, I wouldn't be here today. Ma se questo non fosse avvenuto, e se non fosse successo così, forse non sarei qui oggi. But the most important. Ma la cosa più importante is the relationship I have with my kids. È la relazione che io ho con i miei figli. I have two beautiful kids. I have my friend Olga and Ben. Quindi ho bambini bellissimi, cioè con la mia amica Olga. It's time for me to describe you and tell you the wonderful relationship I have with my kids. This is the best gift God ever. Quindi è davvero difficile per me farti capire quanto è bella la relazione che ho con i miei figli. Quindi sono il dono più grande che Dio mi abbia dato. So the answer came. È arrivata la risposta. We love it. E la risposta era, lo amiamo. So what I learned. Quindi quello che ho imparato io is that if I'm okay, è che se io sto bene, my kids are okay. Anche i miei bambini stanno bene. We always put everybody first. Quindi cerchiamo di mettere sempre prima gli altri. Even our kids. I nostri figli. We sacrifice. Quindi facciamo sacrifici per loro. And then we are mad. A quel punto però diventiamo matti, frustrated. Diventiamo frustrati, we blame. Cominciamo a dare la colpa in giro, we give, but we expect in return. Quindi diamo ma ci aspettiamo qualcosa in cambio. I sacrificed my life for you. Diciamo, ho sacrificato tutta la mia vita per te. I left my career for you. Quindi ho abbandonato la mia carriera per te. I work hard for you. Ho lavorato duramente per te. È un altro strumento di oponopono, un altro strumento per ripulirci. Not everybody will like it. Non tutti lo gradiranno. Not everybody will use it. Non tutti lo utilizzeranno. Do you actually need it? Ma ne avete davvero bisogno? No. Potrebbe anche essere, you no? Can do it mentally. Lo potete anche fare mentalmente. You might hear the answer mentally or see the pendulum mentally. Potete anche sentire mentalmente la risposta, oppure immaginarvi mentalmente il pendolo. It is a great tool to start communicating with this part of you. Ma può essere uno strumento utile ed efficace per iniziare a mettervi in comunicazione con questa parte di voi. Again, like quality time with your child. The way to use it is I put the floor the list on the situation. Quindi il modo di usare questo strumento è dire metto un fiordaliso su questa situazione. But the most important is then he sent me another email. Però questa era un'email, poi me ne ha mandata un'altra ancora più importante. And he said that our minds are stuck in constant warfare with ourselves. In questa email diceva le nostre menti erano bloccate in una guerra continua con noi stessi. So actually the worst wars are the ones in here. Quindi in effetti le guerre peggiori sono quelle che combattiamo dentro di noi. So help me to spread peace. Quindi aiutatemi a diffondere la pace. And bring awareness. E a diffondere la consapevolezza. The peace begins with me, perché la pace inizia da me. And only when I'm at peace, the world will be at peace. E soltanto se io sono in pace, lo sarà anche il mondo. Dio di te. Thank you.
Saying I love you ain't always easy to do. But I know these words and what they can lead you to. A state of mind where rage and anger will fade. Life's meant to be easy, follow the easiest way.